Salve ragazzi, un buongiorno da tutto lo staff di Pagitali. Oggi abbiamo questa T-Cross, un Advanced bianca, quindi full LED, cruscotto digitale, LIDE, cerchi in lega, bella auto, effettivamente bianca, colore bianco. Abbiamo fatto diverse attivazioni a questa macchina. Andiamo a vedere nello specifico cosa. Come prima cosa, potete vedere, abbiamo abilitato il beep in chiusura per la conferma acustica della chiusura centralizzata. Gli specchi ovviamente sono chiusi e andiamo a vedere la codifica anche dell'antifurto. Abbiamo lasciato volontariamente il finestrino aperto per andare a vedere, per provare l'antifurto, simulando diciamo un'eventuale rottura del cristallo e apertura dalla parte interna della maniglia. Ovviamente, appena aperta la porta, la macchina comincia a suonare. Come vedete, gli specchietti retrovisori sono rimasti chiusi perché abbiamo fatto l'abilitazione degli specchietti retrovisori con il quadro. Adesso andiamo dentro la macchina a vedere che cosa abbiamo fatto. Siamo dentro la macchina, andiamo ad inserire la chiave, giriamo il quadro e vediamo che gli specchi retrovisori si apriranno. Come potete vedere, come prima cosa, il cambio della grafica. Abbiamo abilitato la grafica della GT con fondo scala 3,20, intermedi e come vedete anche il cronometro da pista, che è gestibile ovviamente tramite i tasti del volante. Oltre al cronometro da pista abbiamo abilitato la quantità rabocco carburante. Eccola là. Altra attivazione molto molto utile, molto molto importante, che questa macchina non aveva: il simbolino degli abbaglianti automatici, che noi abbiamo puntualmente abilitato. Questa è una funzione veramente veramente utile. Se andiamo all'interno del menu della macchina, possiamo vedere il menu delle luci diurne. Quindi, togliendo il flank sulle luci diurne, spengiamo i DRL. Poi, se andiamo per quanto riguarda apertura e chiusura, possiamo vedere la conferma acustica della chiusura centralizzata. A chi non dovesse interessare questa funzione, la disabilita da qua e quindi non avrà più il beep in apertura e in chiusura. Questa è un'altra cosa molto molto utile: chiusura automatica in caso di bloccaggio. Flaggando andremo, in caso di chiusura della macchina tramite il telecomando, a far alzare i finestrini, tutti i finestrini, con un semplice clic del telecomando. Adesso andiamo a provarlo subito. Chiudiamo la macchina con un semplice clic e i finestrini sono saliti tutti quanti. Ah, un'altra attivazione che abbiamo effettuato su questa macchina è lo sblocco del mirror link. Abbiamo collegato un Sony che prima ovviamente si vedeva soltanto da fermo, in movimento no. Andiamo a vedere il mirror in movimento. Abbiamo aperto YouTube. Abbiamo aperto YouTube, vediamo un video, ovviamente anche con un pochettino di audio. Di più audio. E adesso vediamo se decisioni efficaci. Dopo qualche chilometro si blocca. Che il legame che tiene uniti tutti noi sarà più forte delle tensioni e delle difficoltà. Vedete che anche in movimento
questo avvenga, il video continua ad essere riprodotto perché abbiamo effettuato lo sblocco del mirror in movimento. Abbiamo terminato tutte le attivazioni su questa macchina. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vacchitali.